prima di iniziare la mia descrizione, dico che sono soddisfatto di quello che ha illustrato l'assessore Tagarella, che dice sempre, spero fin dirò che forse tutto quello che ha detto è quasi condivisibile. Io però, siccome parliamo di un progetto, per poterne parlare abbiamo dovuto parlare di quello che c'è stato all'inizio, io ho il dovere nei confronti di quelli che ci hanno lavorato e anche nei confronti dei funzionari che sono gli stessi che con abnegazione hanno lavorato anche di notte per arrivare alla realizzazione di questo progetto che adesso è stato, vedo, completamente denigrato. Io voglio solo fare un po' di chiarezza per stabilire esattamente quello che è successo e perché siamo arrivati al punto in cui siamo. Poi, molto costruttivo, siamo tutti d'accordo nel cercare di aiutare chi vuole portare avanti il progetto, anche con delle modifiche, per poter far sì che la città non perda questa occasione ripetibile di avere 10 milioni di euro dateci dall'esterno. Questo progetto è un progetto organico di riqualificazione che si chiama Lombara Germania. Non è altro che un insieme di interventi, molti interventi, che sono coerenti e coordinati tra loro, previsti tra la Marina e il Centro Storico di Porto Comunicazione. Aveva l'unica finalità, ma vedo che ce l'ha ancora, di pervenire al rilancio dell'antico insediamento che pronunciava, che continua a pronunciare, pronunciava i segni di declino. Per cui noi volevamo metterci in fila a questo declino. L'amministrazione di Imperia, l'amministrazione di cui facevo parte, le prime due, ha osato tanto, perché sulla falsariga di quello che era stato fatto in opere pubbliche negli ultimi quinquenni si sentiva in dovere, si sentiva in grado di realizzare questo progetto che probabilmente sarebbe stato il progetto più importante e più corposo di tutta la storia del Comune di Imperia. Non sto qui a elencare le opere pubbliche fatte e andate a buon fine con innumerevoli problemi tipo questi che sono stati tutti risolti, a cominciare da Media, perché i lavori più importanti sono stati fatti a Unelia nella riqualificazione delle piazze, sono stati fatti nell'area mare tra Unelia e Porto e costruiti cavi, e quindi con questo entusiasmo si è affrontato questo progetto che si chiama ancora dal canale sulla mare. L'unico scopo era quello, come ho detto prima, di rilanciare in qualche modo con l'inizio. Purtroppo però le opere previste furono concepite, furono affidate agli incarichi, furono progettate, progetto preliminare definitivo, in soli 90 giorni, a cominciare dal giugno del 2009. 90 giorni con mezzo, con Ferragosto di mezzo. Perché purtroppo la Regione ha imposto dei tempi limitatissimi, chiaramente per sfondare le tantissime domande che aveva, e lei ha messo molto tempo, la Regione, a redigere i bandi. E quindi noi abbiamo, in questi 90 giorni, siamo riusciti a concepire questo progetto. Questo progetto non è nato da qualcuno di noi, non c'è stata una novità dell'amministrazione, e non solo siamo riusciti a comporre questo progetto, ma abbiamo fatto di pari passo un altro progetto dello stesso importo su Castelvecchio. Immaginate lo sforzo titanico che ha fatto l'amministrazione, i tecnici, i funzionari, per poter far sì di arrivare in Regione con due progetti. Questo progetto non era altro che una serie di interventi di riqualificazione. C'era la riqualificazione dell'insediamento tra la Marina e la Foce, che sono opere soprattutto di riqualificazione urbana, non invasiva e di facile esecuzione, e poi preordinate alla successiva della realizzazione di qualche tratto, alla riqualificazione delle pavimentazioni e soprattutto dei sottoservizi di tutto il palazzo, dove ci sono i topi che girano, le acque bianche mischiate con le nere, non c'è un allaccio che funziona, alla realizzazione di un sistema di mobilità verticale e meccanica, anche che sarebbero gli ascensori, che analogamente a quanto avevamo realizzato sul versante di Levante,
dal lato marina, può sentirsi un collegamento basio attraverso Piazza Duomo, da via Cascione, tramite tre nuovi punti di ascensore. Questo progetto poi prevedeva la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato in Piazza Densa, allo scopo di pedonalizzare parte di Piazza Duomo e quindi per valorizzare la sua funzione di monumentalità. E un progetto di trasformazione dell'attuale mercato coperto, che ricordo, per chi non lo sapesse, il mercato coperto è stato spostato, l'intento di spostarlo nell'attuale sede del Consorzio Agrario, la proposta del 2000, questo progetto non c'entra niente con lo spostamento del mercato coperto. Il mercato coperto è stato spostato con un progetto approvato nel 2000, facendo parte del contratto di quartiere, quindi il POR, questo progetto che adesso di cui parliamo, ha preso atto del mercato coperto che era stato spostato, e ci rimaneva un buco nero, l'unico buco nero che sarebbe rimasto in Porto Maurizio era l'attuale mercato coperto, per cui si è intervenuto su quel buco nero trovandone una destinazione d'uso che fosse compatibile con le indicazioni che ci dava la regione, e doveva essere una specie di urban center, come uno snodo di incontro funzionale alla pedonalizzazione successiva di via Cascione. E poi in relazione anche a un previsto ascensore che credo si farà sempre sul retro per poter collegare via Cascione verticalmente con la piazza del Duomo. Per realizzare questo progetto noi abbiamo dovuto fare in fretta del Comune Regione, perché c'erano dei fili conduttori, c'erano dei limiti ben precisi che dovevamo seguire, quello che diceva prima il signor Zaccarella, non è che abbiamo fatto quello che abbiamo voluto, c'era un perimetro ben preciso stabilito dalla Regione su cui intervenire, e c'erano degli elementi che bisognava applicare al progetto pena la defenestrazione e l'eliminazione dalla graduatoria per ottenere finanziamenti. Il concetto base era la rivitalizzazione e la pedonalizzazione dei centri storici con la movimentazione ecocompatibile, che poteva essere scale mobili, ascensori o anche mezzi pullman ecologici. E noi abbiamo scelto questo tipo di intervento degli ascensori, naturalmente verticali, quindi con limitatissimi problemi rispetto a quelli inclinati che hanno i problemi delle stagioline. Questi erano dei miei ascensori verticali, che si pensava che diessero un po' più problemi di manutenzione. E quindi abbiamo fatto queste scelte, diciamo un po' costretti dalla Regione, ci sembrava un progetto che funzionasse. Ha funzionato talmente bene che la Regione ci ha dato una premialità di 1 milione di euro, quindi 9 milioni di euro erano il finanziamento, 1 milione di euro erano 10 milioni. Rifiutare poter arrivare a ottenere la cifra di 10 milioni di euro una volta sola, credo che fosse sia un corpo che non ci siamo mai riusciti, perché 2-3 milioni sì, ma 10 milioni sono veramente tanti, erano quelli che avrebbero consentito un rilancio delle nostre intenzioni del borgo di Porto Maurizio, che era rimasto effettivamente comunque dietro. Noi prevedo che non vogliamo fare nessuna opposizione, poi diremo come la pensiamo su quello che ha detto l'assessore Zaccarella. Noi non siamo per preconcetto fare delle opposizioni, noi vogliamo solo che non mandiamo a monte questo finanziamento. Vorremmo che l'amministrazione, e mi sembra che l'intenzione sia quella, l'amministrazione comunale, vorremmo che l'amministrazione comunale facesse di tutto per non perdere questi finanziamenti. Noi siamo disposti, per quello che contiamo, a dare dei suggerimenti se fosse necessario, e a ritenere che e a non puntarci su eventuali varianti che l'amministrazione vuole fare, purché si arrivi a non perdere questi finanziamenti. Ora vorrei dire due o tre elementi per spiegare, soprattutto alla gente che ci ascolta, il perché siamo arrivati in questo piccolo cerchio. Innanzitutto, da quando siamo stati licenziati come giunta, sono passati 2 anni ormai, nella amministrazione del prefettizio non si è stato fatto nulla, cioè il progetto è stato completamente fermo, non si sono prese decisioni, si sono procrastinate le cose, per cui sono passati dei mesi, un anno, due, e i tempi però per finire il lavoro sono sempre quelli del 2015, quindi l'80% del motivo per cui l'assessore Zaccarella dice perdiamo il finanziamento
finanziamenti non riusciamo a fare perché non si è fatto nulla da quando siamo andati via fino adesso che hanno preso dentro l'amministrazione in mano sulla via maestra il progetto. Quindi il motivo è soltanto perché si è stati fermi, perché ci sono degli interventi che è inspiegabile, è incredibile che non siano stati già finiti, che poco forse deve essere finito. La società degli innamorati, qui io ho un po' di perplessità, però operatori ci sono i tecnici che ne parlano, i funzionari sono gli stessi di prima e hanno fatto le sopralluoghi anche loro, non hanno riscontrato questo imminente pericolo di crollo, però se qualcuno lo ha riscontrato, bene, la scogliera, l'assessore Tagarella, era già, ben sapevamo già che non doveva farlo, perché era già stato sbracciato, perché la regione non consente di traslare a mano la scogliera, intendendo questa operazione come una realizzazione di un altro porticciolo. Quindi noi quando abbiamo visto che è veramente contro la regione, non abbiamo più fatto queste indagini che dicevo giustamente che Cecilia, perché ha del tempo perso, ci lasciamo perdere, lo stracciamo e il cofinanziamento del comune di 4 milioni e 2 viene automaticamente.